Remax Platinum, ben trovati al nostro faccia a faccia. Oggi sono con la bellissima Marzia Fallica. Ciao Marzia, come Ciao. Stai? Ciao, bene, grazie. Bene, bene. Allora, oggi parliamo di un argomento molto interessante, che è un po' il rapporto, l'intermediazione che voi agenti immobiliari avete con chi vende e chi compra. Sì, è un dilemma. È un dilemma, no? Sì, Come lo affrontate tutto questo? Come arrivate poi a quella che sembra quasi il Santo Graal, cioè l'atto? Allora, spesso mi capita che comunque il venditore deve vendere la casa ed è per riacquistarne un'altra. Sì. Quindi non è una cosa così difficile, perché comunque già sapendo che il proprietario ha questa esigenza, io in effetti al momento in cui mettiamo in vendita il suo immobile mi attivo velocemente. Okay. Perché già avendo capito quando è che sarà messo il prezzo finale di questa casa, io già so orientarmi su che cosa mi devo cercare. Ovviamente quando poi abbiamo l'acquirente che è interessato all'immobile, la prima cosa che comunque va fatta è quella: fargli capire che comunque magari se dobbiamo avere almeno uni 6 mesi per poter comunque cercare questo immobile al cliente. Anche se io mi sono attivata, però non è certo che magari in quei mesi che mi sono attivata abbiamo trovato l'immobile, anche perché ci sono tante sfaccettature di questa situazione. Però devo dire che nell'arco di quando io faccio questo lavoro, quindi in questi anni, direi quasi 5 anni adesso, mi è capitato e abbiamo risolto perfettamente. Quindi non si deve avere né paura il venditore al momento in cui deve decidere di vendere e quindi dice e che faccio, dove me ne vado, e neanche l'acquirente che magari ha esigenze perché magari aveva una casa affittata e la deve lasciare perché l'hanno sfrattata, certo, perché magari non sa come fare. Quindi non è complicato far convergere? No, assolutamente. No. Allora, un bravo consulente no, ti si deve capire bene l'indole dell'uno e l'indole dell'altro. Al momento in cui si arriva a un compromesso non è un problema, si chiude la trattativa, non è la prima volta che capita. No, assolutamente. Mi è capitato qualche anno fa di vendere una casa. Ovviamente la cliente doveva vendere la casa e i signori che acquistavano dovevano sposarsi, quindi non è che avevano tanto tempo. Allora una cosa carina è stata che io mi sono messa in gioco dicendo al venditore che io gli avrei dato una casa mia a mare per poter stare, che so, i 2 o 3 mesi gratuitamente, che però in effetti poi loro hanno provveduto andando dalla mamma, però è stato un gesto che hanno apprezzato tantissimo. Certo, e quindi in questo caso anche questo conta, coccolarli da questo punto di vista. Sì, infatti ho detto da parte mia ero disponibile a dare questa casa a mare gratuitamente, quindi. Però poi alla fine abbiamo trovato la soluzione, come sempre, comunque. Marzia Fallica, grazie. Grazie a te, per essere piacere. Stata Ciao. Con noi, col TG Platinum. Noi vi rimandiamo intanto alla nostra pagina Facebook, Remax Platinum, e non dimenticate le tante proposte immobiliari. Trovate anche gli immobili proprio della nostra consulente di Marzia Fallica su remax.it/platinum.